Ciao e ben ritrovato da piantacquatiche.org. In questo video parliamo di giochi d'acqua e in particolare vedremo quello che può essere utile ad esempio per un tuo laghetto e poi vedremo i tre errori che potresti commettere riguardo ad una pompa per laghetto. Allora, come vedi dietro di me abbiamo realizzato un piccolo gioco d'acqua fatto semplicemente da un ruscelletto che quindi va ad immettersi di mettere acqua nel laghetto. Questa è una cosa che va molto bene perché è innanzitutto piacevole per il rumore rilassante dell'acqua che cade. Infatti questo è il motivo principale per cui uno fa un gioco d'acqua, quindi ascoltare il rumore dell'acqua, che è una cosa che diciamo rende il laghetto appunto molto naturale. E l'altra cosa per cui può essere utile è anche ossigenare maggiormente l'acqua, quindi questo in particolare se hai dei pesci. Riguardo alla forma, no, per realizzare una cascata o un ruscello è importante tenere conto delle dimensioni del laghetto. Quindi ad esempio mi è capitato di vedere un laghetto magari un 3x2, quindi un 6 metri quadrati, con una cascata gigante, una struttura alta un metro, grossa, e chiaramente non è molto proporzionata, anche perché poi bisognerebbe utilizzare una pompa troppo grossa che appunto non è proporzionata per quel laghetto. Quindi ad esempio una struttura grossa così può essere adatta per un laghetto di 100 metri quadrati, ecco, non una cosa piccolina. Invece dietro di me puoi vedere un piccolo ingresso dell'acqua con ruscello che è sicuramente una cosa che va bene anche per piccoli laghetti. E a proposito appunto della pompa da utilizzare, è possibile incappare in uno di questi tre errori. Allora, il primo è quello di andare ad inserire una pompa troppo in profondità. Infatti la pompa non deve mai essere posizionata al fondo del laghetto, perché nel fondo del laghetto si forma naturalmente del limo che magari all'inizio è pochi millimetri, che poi diventa qualche centimetro, che dopo qualche anno diventa anche qualcosa di più spesso. E chiaramente se io vado a mettere una pompa sul fondo del laghetto, questo mi causa problemi, nel senso che vado a mettere in circolo tutto il limo che si forma nel laghetto, e quindi poi il risultato finale sarà acqua più sporca. Quindi dove va posizionata? La pompa va normalmente posizionata a metà altezza, quindi tra il fondo e il livello dell'acqua, a metà, diciamo possibilmente mettendoci sotto degli spessori, quindi ad esempio sopra delle pietre o dei blocchi di cemento. Quindi in questa maniera rialzata, quindi non va a pescare la roba sul fondo. Poi il secondo errore che può capitare è quello di mettere una pompa con una portata troppo elevata. Quindi appunto nel caso che dicevamo prima, quindi una struttura alta, grossa, quindi per estetica servirebbe una pompa grossa, ma non va bene, perché magari il tuo laghetto è piccolino e quindi se utilizzi una pompa troppo grossa c'è troppo movimento dell'acqua e come prima si va a mettere in circolo tutto il limo che si va a depositare sul fondo e che deve rimanere sul fondo. Quindi se la portata è troppo elevata, anche lì il risultato sarà che avrai acqua sporca anziché benefici. Poi il terzo errore è quello di andare a mettere, anziché una cascatella, così un ingresso esterno che manda acqua graduale nel laghetto, è quello di mettere uno spruzzo d'acqua. Quindi ci sono dei giochi d'acqua che fanno degli spruzzi enormi o anche bassi, però comunque larghi, e questa cosa non va bene perché toglie spazio alle piante. Magari all'inizio, quando metti le piante, le metti attorno, non sembra che non ti crei molto problemi, però poi le piante ad un certo punto crescono naturalmente e quindi questi giochi d'acqua tolgono spazio inutilmente, e anche perché poi le piante non tollerano cadute d'acqua continue, quindi se le ninfee vengono continuamente tempestate d'acqua non crescono, non fanno fiori, le piante palustre crescono tutte storte. Quindi questi giochi d'acqua puoi metterli solamente in laghetti molto molto grandi, quindi non vanno assolutamente bene per piccoli laghetti. Quindi una cosa, come abbiamo fatto qua dietro di me, è una cosa che va invece molto bene, ecco.
se hai un laghetto e vuoi realizzare anche tu un gioco d'acqua come ad esempio questo, da oggi abbiamo disponibili in vendita anche le pompe per realizzare ruscelli e cascate. Sono pompe ad elevata efficienza, quindi sono pompe che con un bassissimo consumo energetico hanno elevate prestazioni, perché anche naturalmente risparmiare sulla corrente elettrica è una cosa molto importante. Per scegliere la giusta pompa è importante sapere le dimensioni del laghetto, quindi il volume d'acqua, e poi l'altezza da cui deve cadere il getto d'acqua e la larghezza del ruscello. Quindi in base a questo si decide quale portata è meglio utilizzare per la pompa. Naturalmente sul nostro sito trovi i nostri contatti, quindi puoi vedere tutte le piante disponibili, puoi vedere i materiali in vendita, quindi i teli, le pompe per laghetto, e poi trovi i nostri contatti, quindi in base alle informazioni che ci fornirai sul tuo laghetto siamo in grado di consigliarti tutto quello che serve, dal materiale per realizzare il laghetto fino alle piante per allestire il tuo laghetto con piante acquatiche. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!